tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri degli autori che non leggerò mai. Quindi sì, nessun titolo clickbait, il tag riguarda proprio quei libri e autori che non ho intenzione di acquistare e leggere. Quando si parla di lettura devo dire di essere piuttosto aperta perché mi piace scoprire sempre cose nuove, ho ovviamente come tutti i miei gusti, i miei generi preferiti, gli autori del cuore, però sono una persona piuttosto curiosa, quindi raramente mi lascio fermare da vari pregiudizi, però come ogni persona ho chiaramente i miei gusti e anche io ho quella lista di titoli o di autori di cui magari mi interessa relativamente o zero. Chiaramente questo video non nasce con l'intento di puntare il dito, di criticare i lettori che invece hanno amato i libri che andrò poi a citare. Io non ho assolutamente nulla contro nessuno, semplicemente un video fatto un po' per scambiarci qualche opinione, magari conoscerci meglio. Ho visto circolare questo tag soprattutto qualche mese fa nella community straniera di BookTube. Io l'ho visto da The Book Leo e Noel Gallagher, ma in realtà il video è stato creato da un'altra ragazza, quindi qua sotto in descrizione poi vi metterò il link al video della creatrice del tag. Prima però di scoprire quali libri non ho intenzione di leggere, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una tazza di tè o caffè, oggi sono proprio in vena di matcha latte, attraverso Ko-fi trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliata e i miei link da affiliata ad Amazon. Attraverso questi codici e link potete acquistare quello che più vi pare e una piccola percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo con la prima domanda, che chiede: quale libro popolare stramato da tutti non ti interessa? Beh, diciamo che ce ne sono veramente tantissimi libri, come ad esempio la saga di Shadowhunters, di cui ho letto soltanto la prima trilogia ma non ho particolarmente interesse a continuare o leggere qualcos'altro ambientato nello stesso mondo. Oppure la saga di Sarah J. Maas, Il Trono di Ghiaccio, credo che si chiami, anche quello molto popolare ma non mi interessa particolarmente. Un'altra serie molto popolare che non ho intenzione di leggere è quella che riguarda Cuore d'Inchiostro. Tra l'altro, proprio quando ho aperto il canale agli inizi di BookTube, almeno qua in Italia, era una serie che andava moltissimo, se ne parlava veramente tanto tanto e mi ricordo di essere molto molto incuriosita ai tempi. Però poi di nuovo l'entusiasmo è scemato e sinceramente ad oggi non mi interessa più, quindi preferisco leggere sicuramente altro. Fuori dal fantasy, un libro che mi viene in mente che è uscito recentemente di Emma Klein, Daddy credo si chiami, non mi incuriosisce particolarmente. In realtà Le ragazze di Emma Klein non mi aveva fatto impazzire, quindi non sono particolarmente interessata a leggere altro dell'autrice. Seconda domanda, un libro classico o un autore che non sei interessato stato a leggere? Anche in questo caso ce ne sono diversi. Devo dire di non essere grande fan della letteratura russa, ho letto poco quello che ho letto, non mi è mai piaciuto, quindi non ho particolarmente interesse a leggere nulla di Dostoevsky, ad esempio, o di Tolstoi. Un altro autore, diciamo, classico che non ho intenzione di leggere, non mi interessa particolarmente in questo periodo, ad esempio Dickens, mentre un libro classico che mi sembra di aver visto circolare tra l'altro recentemente su Instagram, non so, ho l'immagine vivida della balena che in realtà è Capodoglio, Moby Dick, ecco, è uno di quei classici che non ho particolarmente interesse a leggere. Terza domanda, che in realtà si divide un po' in due filoni, ovvero un autore i cui libri non ti interessano più o un autore problematico che non hai appunto interesse a sostenere, a approfondire. Diciamo che ci sono diversi autori che magari da adolescente mi incuriosivano, di cui ho letto magari qualcosa, come ad esempio Stephanie Meyer oppure John Green. Ai tempi magari i libri non mi erano nemmeno dispiaciuti o mi erano piaciuti tanto. Ad oggi non credo che leggerei altro di loro. Di John Green non troppo tempo fa avevo letto la sua ultima uscita, ma mi aveva lasciato un po' me, quindi non credo che comprerei o leggerei altro di suo. Anche la domanda 4 riguarda gli autori e chiede nello specifico un autore di cui hai letto magari un paio di titoli e da lì hai capito che non fa proprio al caso tuo. Mi sono venuti in mente subito due autori. Colleen Hoover, di cui credo di aver letto
due libri in croce, se non addirittura soltanto uno, che mi era pure piaciuto. Però già a distanza di 2 settimane mi sono resa conto che non lo avrei riletto volentieri e che l'entusiasmo iniziale si stava velocemente scemando, perché c'erano delle dinamiche, secondo me, troppo ricorrenti nei romanzi, diciamo, sentimentali, d'amore, romanzi rosa. E leggendo poi le trame di altri suoi libri non mi sono mai convinta a leggere altro di suo, forse perché avendo letto in passato soprattutto diversi libri magari un po' più sentimentali, col tempo sembrano quasi tutti assomigliarsi, almeno per me, e quindi ho perso un po' il fascino e l'interesse. L'altro autore invece è Sándor Máray, un autore ungherese amatissimo qua in Italia, di cui io però non riesco a trovare evidentemente il libro per me, nel senso che ho letto Le Braci, che è il titolo che è più piaciuto a tutti, e a me non ha detto niente. Ho letto poi un racconto, Il Macellaio, anche quello non mi è piaciuto per niente, quindi inizio a pensare che magari è l'autore che non fa molto al caso mio, magari semplicemente non ci incontriamo sia per tematiche che magari per stile. Probabilmente in questo caso mi piacerebbe leggere un altro romanzo e dargli quindi una terza possibilità, perché mi dispiacerebbe troppo viste le mie origini ungheresi, però ecco, da quello che ho letto di suo temo che non siamo fatti per amarci. La quinta domanda riguarda invece i generi e chiede nello specifico quale genere non ti interessa particolarmente o un genere che hai provato ma proprio non ti ha convinta. Come vi dicevo, a me piace sperimentare e ho letto veramente un po' di tutto, però i libri che faccio più fatica a leggere sono senz'altro quelli esclusivamente del terrore, che puntano quindi su quel tipo di intrattenimento, o completamente opposto, libri comici o umoristici. Non fanno assolutamente per me, probabilmente perché ho un senso dell'umorismo tra virgolette non convenzionale, nel senso che le battute che fanno ridere tutti io o non le capisco o non mi fanno ridere per niente. Quindi sono questi, diciamo, i due generi principali che non mi fanno impazzire, e in generale non mi piacciono nemmeno troppo i libri incentrati esclusivamente sulla politica o l'economia. Quindi diciamo che non comprerei mai dei manuali esclusivamente di politica o economia, per quanto magari delle nozioni mi faccia piacere ritrovarle nei libri che leggo magari di attualità. Stessa domanda, un libro che hai comprato, questa è una nota molto dolente, un libro che hai comprato ma che non hai mai letto. E a proposito di economia, c'è un libro che ho comprato, il libro in questione è Various Pets Alive and Dead, che mi aveva conquistata dalla copertina. Lo avevo poi trovato a tipo 1,50€, 2€, quindi mi sono detta ma sì, prendiamolo, non mi ero nemmeno informata troppo sulla trama, devo essere sincera, e ho scoperto dopo trattare, se non sbaglio, adesso mi sta venendo un tremendo dubbio, proprio di economia, però diciamo in maniera un po' più leggera. Diciamo che non ho mai trovato il momento giusto per leggerlo, non l'ho ancora dato via, non so se avrò il cuore di darlo via perché mi sento troppo in colpa ad aver comprato un libro così proprio d'impulso e non averlo nemmeno letto. Magari in un'altra vita lo leggerò, mi sento veramente in colpa. Settima domanda, una serie che non hai interesse a leggere oppure una serie che hai iniziato ma che non hai terminato. Di serie comunque vi ho accennato anche riguardo alla prima domanda, che non ho intenzione di leggere. Serie invece che ho iniziato e che non ho intenzione di concludere sono ad esempio La Straniera di Diana Gabaldon. Io ho letto il primo libro, mi è piaciuto da morire, ho letto anche il secondo che mi era piaciucchiato ma aveva già perso un po' della magia del primo. E niente, sono veramente troppi libri, non ho intenzione di continuare la serie, anche perché molti mi avete detto che dopo che so i primi 4-5 libri si ripete, tornano un sacco di cose, quindi magari è anche un po' più monotono. Sicuramente continuerò a seguire la serie TV, di cui sono ancora un po' indietro, se non sbaglio sono alla seconda stagione appena iniziata, non ne sono sicura, anche perché
dove caspita lo guardo? L'avevo iniziato quando lo davano su Sky e non penso che ci siano più le puntate lì, dovrei controllare. Comunque sicuramente avrò piacere di continuare la serie TV, ma non i libri, non è la mia priorità in questo momento. Così come Il Trono di Spade, che in realtà non posso nemmeno definirla una serie iniziata, perché ho letto le prime tipo 50 pagine del primo libro e non lo so, non faceva molto per me. Mi sono sempre detta, ma sì, lo incomincerò, lo leggerò. No, non ho la forza di iniziare la serie. Di quella mi basta avanza la serie TV, che inizialmente era La Vita, adoro follemente, poi le ultime due stagioni da dimenticare completamente, però comunque non ho intenzione di leggere i libri. Ottava e ultima domanda, una nuova uscita che non ti interessa, e anche in questo caso ce ne sono diverse, devo dire. Parlando sempre di fantasy, perché principalmente è un genere che io amo tanto, ma mi rendo conto negli ultimi due anni di aver letto pochissimo, perché le ultime uscite, soprattutto quelle un po' più, diciamo, young adult, non so, non riescono più a convincermi o a prendermi come un tempo. Non so se sono io a non aver trovato ancora la storia fatta, diciamo, per me, o se alcune dinamiche che ricorrono mi hanno un po' stufata. Sinceramente non lo so. Però un libro che mi dispiace un sacco inserire, ma che inizialmente volevo tantissimo leggere, è La stirpe della gru. Non penso che lo leggerò, perché da quello che ho sentito da molte persone è un libro unico, quindi non si tratta di una serie, è un libro autoconclusivo ma con un finale molto aperto. E conoscendomi so che odierei terribilmente, quindi no, non fa per me. Stessa cosa per la trilogia Truth Witch. Spero sia una trilogia, non mi attira in alcun modo, non mi incuriosisce. Oppure un altro libro che è uscito, forse non troppo recentemente, ma recentemente forse è uscito il seguito, è Serpent and Dove. Anche quello non mi incuriosisce particolarmente. Devo dire che appunto nell'ultimo periodo ci sono tanti titoli, soprattutto fantasy, che inizialmente magari mi gasano, sì che bello, non vedo l'ora di leggerlo, e poi passate le prime due settimane proprio crollo definitivo, a volte mi dimentico pure che sono usciti. E di nuovo mi vergogno un sacco a dire questa cosa, proprio perché il fantasy è sempre stato uno di quei generi che ho amato follemente, ma ultimamente sto facendo molta fatica a trovare il titolo magari giusto per me. Queste erano quindi le risposte alle mie domande. Se avete voglia fatemi sapere le vostre qua sotto nei commenti, perché sono molto curiosa di scoprire, allo stesso tempo però sono anche terrorizzata all'idea di scoprire quali libri voi non leggereste, non avete comunque intenzione di leggere, o quali autori non vi incuriosiscono particolarmente. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!